Adesso potete chiedere a mamma e papà oppure al fratello o alla sorella se vogliono giocare con voi. Giocheremo a canestro volante. Hai bisogno di una palla e di una scatola oppure un catino. Come impugniamo questo catino? Catino lo puoi impugnare o con due mani o alla scatola ai lati, mi raccomando, usare tutte e due, oppure tenerlo come un vassoio con due mani sotto. Come preferisci, io lo impugnerò dai lati, devi tenerlo ben saldo, ben fermo. La scatola e il catino non devono cadere per terra. Come facciamo? Uno si posiziona davanti all'altro, uno in mano il catino e uno in mano la palla. Chi lancia la palla non ti dice dove la deve lanciare, tu devi cercare di prenderla con il catino. Questo gioco serve per migliorare la coordinazione spazio-tempo. Iniziamo? Ok, proviamo. Lancio e prendo. Due mani. Devi lanciare anche con due mani. Mi raccomando, eh? Ok. Vai. Oh, presa. Oh, presa. Il catino non deve cadere, eh? Oh, preso. Oh, vai, l'ultimo. Accidenti. Ora, se vuoi, puoi fare cambio. Ricorda sempre che anche chi lancia la palla deve farlo con due mani.